Benvenuti a Torino Web News. Questa settimana siamo alla Reggia Livelleria Reale, dove dopo la recente rassegna al Museo Puškin di Mosca è arrivata la mostra su Lorenzo Lotto, uno dei più grandi e intensi interpreti del Rinascimento italiano. Andiamo a scoprirla insieme. Eccentrico, inquieto, riscoperto dalla critica del Novecento, dopo 3 secoli di oblio, Lorenzo Lotto è oggi unanimemente considerato uno dei più profondi interpreti del suo tempo. Capace al tempo stesso però di essere vicino alla contemporaneità grazie alla libertà della sua invenzione artistica. Nato a Venezia, la sua indole originale e anticonformista lo portò presto a una sorta di emarginazione dal contesto lagunare dominato da Tiziano. Si spostò quindi molto, accendendo con il suo esempio le scuole di zone considerate periferiche rispetto ai grandi centri artistici come Bergamo e le Marche. La sua vicenda umana fu segnata da cocenti insuccessi e amare delusioni, in parte colmati dalla rivalutazione della critica moderna, che fanno della sua figura un soggetto sofferto, introverso e umorale. Una mostra, quella allestita alla Reggia Livelleria, di grande raffinatezza e rigore, con una ventina di opere di seducente bellezza per un omaggio all'artista più vicino alla sensibilità e alle inquietudini contemporanee e al tempo stesso un affascinante viaggio nella produzione marchigiana del pittore. Le opere di Lotto per le Marche segnano infatti uno dei momenti più importanti della sua poetica e del Cinquecento italiano, pittura di devozione, di destinazione sia pubblica sia privata, ritratti e allegorie di carattere profano per rappresentare lo straordinario ed eccentrico percorso biografico e stilistico del grande artista. E vediamo adesso, come sempre, quali sono gli altri appuntamenti d'arte e musica dei prossimi giorni. E sempre alla Reggia Livelleria Reale, fino all'8 settembre, è possibile visitare la mostra Roberto Capucci, La ricerca della regalità, un'occasione unica per meravigliarsi con oltre 50 abiti creati dal grande stilista Roberto Capucci, appositamente per regine, star e dame del gran mondo dagli anni 50 ad oggi. Roberto Capucci ha ricercato la rappresentazione della regalità modellando capi che risultano autentiche sculture in stoffa, presentate in mostra insieme a bozzetti, foto, filmati e racconti sui loro momenti storici e le celebrità che li hanno indossati. Continuiamo con la musica classica. Giovedì 28 e venerdì 29 marzo l'Auditorium Rai Arturo Toscanini presenta il consueto concerto settimanale. Questa settimana è la volta di Bernstein e Gershwin, diretti da John Axelrod con il violino di Rachel Colli d'Alba. Mentre mercoledì 3 aprile alle ore 21 all'Auditorium del Lingotto Giovanni Agnelli va in scena Vladimir Ashkenazi e con la European Union Youth Orchestra, direttore ovviamente Vladimir Ashkenazi, con il violino di Isabel Faust, alle prese con musica di Britten e Stravinsky, in particolare il concerto in re minore per violino e orchestra opera 15 di Britten e Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana di Stravinsky. Finiamo con la musica leggera, lo spazio 211. Il 30 marzo arrivano i Siki Tikis, band sarda che presenta il suo ultimo disco intitolato Le Belle Cose, mentre gli Africa Unite ritornano all'Hiroshima Mon Amour mercoledì 3 e giovedì 4 aprile con il loro Babilonia e Poesia Tour 2013. E anche per questa puntata è tutto, vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo la Reggia Livelleria Reale per averci ospitato e vi diamo appuntamento la prossima settimana. Arrivederci dalla redazione web della città.